Amici di giornalerossoblu.it, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con Social Club in una veste un po' insolita, dovuta anche alle restrizioni relative al Covid-19. Con me come ospite in collegamento telefonico c'è Fabrizio Di Leo, nostro opinionista. Ciao Fabrizio, ben ritrovato. Un sentito saluto a tutti i nostri ascoltatori. Bene, Fabrizio, riprendiamo con Social Club dopo un breve periodo di pausa, perché domenica si torna a giocare. Buttiamoci subito sulla partita di domenica. Che partita ti aspetti tra Taranto e Brindisi? Cominciamo a dire una cosa importante, c'è una differenza tecnica, tattica e di qualità fra le due formazioni e questo è un dato, diciamo, abbastanza importante. Io credo che il Taranto scenderà in campo con gli USO soprattutto innanzitutto di riprendere il filo del campionato interrottosi con quella, diciamo, immeritata sconfitta con il Sorrento. Ma soprattutto anche per riprendere un attimino il cammino in campionato e quindi una squadra vogliosa di fare sua la posta in palio. Fabrizio, tu hai accennato alla sconfitta col Sorrento, una partita un po' strana perché il Taranto ha giocato bene, è stato poco cattivo sotto porta e fa aumentare anche un po' il rammarico perché il Taranto sì, ha giocato bene, quella partita ma l'ha persa e il Sorrento in maniera diciamo anche cinica, non esprimendo un grande calcio, si trova comunque nelle zone alte della classifica. Tu sei rammaricato per questo o ritieni che è stato importante anche da un certo punto di vista capire quelle che sono le lacune di questa squadra per poi magari colmarle anche in virtù del mercato che si sta per riaprire? La lettura di quella partita, di cui ho anche fatto un leggero commento all'epoca, era di una giornata, diciamo, storta della difesa che era stata disattenta nelle due occasioni in cui il Sorrento poi ha praticamente realizzato i due gol. Ma in quella partita si è anche vinto la, diciamo, poca prolificità da parte dell'attacco, perché al momento realisticamente senza Alfaghime che si è appunto operato recentemente, ma soprattutto senza anche Corvino, insomma, il peso d'attacco dovrebbe ricadere o ricade soltanto su Sacqualossi, che dovrebbe essere supportato da Serafino, buon under sicuramente, però chiaramente in questo campionato forse un pochettino ancora, diciamo, non pronto, ecco, per essere quella punta che ci servirebbe. Quindi in quella partita, ripeto, la disattenzione della difesa sicuramente c'è stata, ma forse anche la scarsa prolificità dell'attacco ha fatto, diciamo, il resto, visto che poi il gol l'ha segnato oltretutto Matuidi. Fabrizio, hai toccato un po' diciamo il nocciolo della situazione, no? In un certo senso. Un Taranto probabilmente completo per tre quarti in questo momento, perché prima l'infortunio di Corvino, adesso l'infortunio di Alfaghime, è un Taranto fondamentalmente spuntato lì davanti, perché c'è il solo Stracalursi, c'è il ragazzo Serafino, quindi il Taranto tornerà sul mercato. Il direttore sportivo Montervino ha detto: aspettiamo dicembre, vogliamo un calciatore che comunque è già presente in qualche altra squadra. Tu sei concorde con questa tattica? Meglio aspettare dicembre o avresti puntato su un calciatore svincolato, tenendo presente che un po' tutti questi continui rinvii in un certo senso poi vengono in aiuto, no? Un po' in tutte le squadre che aspettano dicembre per rinforzarsi. La grave assenza di Corvino, si parla di 5-6 mesi di stop, ma soprattutto questa assenza di Corvino potrebbe tornare a febbraio, eh? Esatto, dico questa assenza prolungata di Corvino, vabbè, se rientra a febbraio significa 3-4 mesi, insomma, la sua degenza, ma soprattutto questo infortunio
di AlphaGame che è stato operato e quindi se ne parlerà anche per 4-5 mesi, anche per lui il discorso, rende necessario un ritocco, un maquillage, diciamo, per quanto riguarda l'attacco abbastanza consistente. Secondo il mio punto di vista, un attaccante non basterebbe, o meglio, o per meglio dire, basterebbe un attaccante ma che sia supportato da un altro uomo che possa fare da spalla o da supporto a Stracqualursi o a questo nuovo attaccante, diciamo, da doppia cifra, perché il campionato è lungo e la prolificità è importante. Le altre squadre hanno il loro, diciamo, puntiero, che ovviamente sono anche abbastanza prolifici. E noi stiamo attendendo chiaramente Stracqualursi, ma ci vorrebbe qualcun altro che possa, diciamo, in un certo senso, riempire, ecco, le giornate in cui praticamente il nostro attacco non è così, diciamo, prolifico e quindi non è molto, diciamo, non esprime un numero di gol tale da poter vincere le partite. Per il momento potrebbe andare bene, però se, appena incontreremo le cosiddette big, PT, per esempio la trasferta di Casarano, ecco lì qualche problemino potremmo averlo per quanto riguarda la parte offensiva. Quindi tu in un certo senso sei per intervenire subito sul mercato, quindi non aspettare altri 15 giorni, prendere Io subito un attaccante. sarei propenso per due attaccanti ancora, uno dal mercato svincolato sicuramente e l'altro l'attaccante vero e proprio da individuare, perché l'attaccante da individuare, quello diciamo forte, sicuramente sarà un attaccante che è accasato, quindi bisognerà ovviamente convincerlo con diciamo, la tessitura di Montervino, convincerlo a sposare il progetto Taranto, e l'altro invece lo svincolato, che può essere anche un attaccante buono, anche da doppia cifra, perché gli svincolati sono quelli che ovviamente hanno fatto la loro preparazione, una gran parte di loro, con le famose equipe regionali, che sono appunto delle opere, diciamo, dei raduni che vengono organizzati dalla FIGC per dare una mano ai giocatori che non hanno avuto contratto finora, quindi volendo qualche cosettina anche da quel lato si può trovare, chiaramente. Senti Fabrizio, quindi tu fondamentalmente sei tra quelli che vogliono aspettare ancora comunque Stracalursi o ritieni che in un certo senso abbiamo già capito che tipo di attaccante è questo calciatore argentino? Deve soltanto recuperare la forma e soprattutto deve cominciarsi a sbloccare, diciamo, in una certa maniera più incisiva. Ha segnato un gol lì a Pozzuoli su una deviazione, diciamo, casuale, però in realtà lo aspettiamo diciamo, con forma, diciamo, piena raggiunta, ma soprattutto deve avere una spalla. Servirebbe, ecco, un attaccante forse al momento che potesse fungere da quel gioco oscuro che faceva Favetta fino a 2 anni fa, ecco, una spalla di quel tipo che possa dargli la possibilità di andare in rete e quindi fare, diciamo, il suo compito. Fabrizio, non credi che queste continue soste, diciamo, questi continui rinvii, in un certo senso, possono incidere su quella che è la resa della partita di domenica? Da un punto di vista atletico, probabilmente le due squadre qualche problemino lo potranno avere domenica. Sì, dal punto di vista dell'aspetto agonistico sicuramente sì, perché stare fermi quasi un mese in un certo senso può dare qualche problema a livello più che altro psicologico nell'affrontare appunto l'evento agonistico. Dal punto di vista fisico no, perché le squadre si stanno allenando regolarmente, almeno il Taranto si sta allenando regolarmente, ma penso anche il Brindisi avrà fatto lo stesso. Sicuramente aver interrotto un filo, diciamo, di continuità. Nel caso nostro con una sconfitta, ma comunque aver interrotto questo, diciamo, l'appuntamento agonistico domenicale sicuramente è un danno che bisogna ovviamente superare con la ripresa e la continuità per le prossime domeniche, almeno fino a Natale, quando ci dovrebbe essere poi la sosta natalizia. Fabrizio, chiudiamo con un pensiero sull'attuale protocollo. La Lega ha comunicato che qualche cambiamento ci sarà, ha mandato una missiva anche a tutti i presidenti. Tu cosa speri che avvenga? Io sarei propenso per un protocollo Covid simile a quello della Serie A e B e anche quello della Serie C in un certo senso, perché nella Serie B l'anomalia è che soltanto quando c'è un elemento
positivo, la partita debba essere automaticamente rinviata. Ora, secondo il mio punto di vista, la salute di un giocatore di Serie A è uguale a quello di Serie B, è uguale a quello di un campionato, dico per dire, giovanile. L'unica differenza qual è? Sono i costi. E allora, secondo il mio parere, bisognerebbe uniformare il protocollo della Serie D almeno a quello della Serie C o quello della Serie B, in maniera tale da non andare avanti con questo stillicidio di rinvii che chiaramente stanno appesantendo anche il calendario e costringeranno tutte le squadre a giocare un paio di mesi, quasi certamente, la domenica e anche il mercoledì, quindi saranno delle settimane piene con ovviamente stress per quanto riguarda gli atleti che saranno soggetti a un, diciamo, un tour de force non indifferente. Bene, siamo giunti al termine. Ringraziamo Fabrizio per essere stato nostro ospite e noi vi rimandiamo ai prossimi appuntamenti di giornalerossoblu.it. Domenica sera riprenderemo con Tifo Web e poi la settimana prossima ci risentiremo a metà settimana con Fabrizio per Social Club. Ciao Fabrizio! Grazie, un saluto a tutti quanti gli ascoltatori, alla prossima. E ciao a tutti voi, alla prossima con Social Club.